nel mese di maggio sarà presentato il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2023 di Roberta Garibaldi, realizzato sotto l'egida dell'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, un documento di riferimento che da alcuni anni fornisce importanti informazioni per sviluppare proposte in grado di soddisfare le esigenze del turista contemporaneo. Le specialità enogastronomiche sono da tempo potenti strumenti di marketing territoriale, dei veri e propri medium in grado di promuovere una destinazione e a volte essere addirittura un elemento chiave attorno al quale costruire l'offerta turistica. Ma quali sono i prodotti e i piatti tipici più conosciuti dai turisti del gusto? A svelarlo sono alcune anticipazioni fornite dalla stessa Roberta Garibaldi. Il vino è sicuramente fa da traino, perché le esperienze in cantina sono le esperienze più prenotate, anche se c'è un crescente interesse anche per forme diverse, per la visita ad altre tipologie di produttori. Per esempio, i caseifici oggi hanno un interesse molto importante anche dai tour operatori internazionali. Dall'indagine emerge un quadro eterogeneo. Vini, carni e salumi, pasta e formaggi sono le categorie più menzionate. Il vino è il prodotto più identificativo per Veneto e Friuli Venezia Giulia. I salumi primeggiano in Calabria, il Lazio è la regina della pasta, con tre specialità: carbonara, amatriciana e cacio e pepe, mentre la Valle d'Aosta è associata ai formaggi, fonduta e fontina su tutti. In particolare, per alcune regioni italiane, è quasi automatica l'associazione di piatti tipici al territorio, come ad esempio per l'Emilia-Romagna, in vetta alla classifica con l'80% degli intervistati che è stato in grado di indicare almeno un piatto tipico della regione. Il più conosciuto è il tortellino, davanti alla piadina. In seconda posizione la Campania, grazie soprattutto alla pizza e alla mozzarella di bufala. Medaglia di bronzo per la Sicilia, con cannolo e arancini. E la Puglia? I prodotti più conosciuti dagli italiani con cui riconoscono Regione Puglia sono le orecchiette, i taralli e l'olio. E quindi anche qui c'è moltissimo spazio. Il turismo dell'olio sta crescendo, c'è la possibilità di vivere esperienze diversificate e sicuramente la Puglia è una delle regioni regine da questo punto di vista. Oltre il 70% del campione intervistato ha saputo infatti citare almeno un prodotto della Puglia, con in testa le orecchiette e naturalmente l'olio, che non poteva non entrare in classifica se non con la Puglia, visto che nell'ultimo rapporto sul turismo enogastronomico è risultata essere la regione con il maggior numero di frantoi in Italia. Ma ne sapremo di più tra qualche settimana.